il nome viene dal primo album ufficiale, si chiama appunto Haters Make Me Famous, e prima di questo album ho fatto altri tre mixtape, scusami, due, il terzo si è trasformato nell'album ufficiale, quindi ero un po' in paranoia su come chiamarlo, perché ho detto cazzo, però il 3 è diventato l'album ufficiale, quindi lo chiamo 4 o 3, alla fine ho fatto 4, no? E niente, quindi ho voluto fare un ritorno alle origini sugli altri mixtape chiamandolo, facendo il quarto numero, ecco, diciamo così. Come mai quest'idea di regalarlo ai fan? Tu sei molto legato alla fine alla scena, diciamo, internettiana, all'underground. Sì. È bello comunque che anche dopo un tot di CD tu torni sempre a regalare le tue canzoni ai tuoi fan. È particolare. E appunto perché penso sia giusto, no, ogni tanto regalare qualcosa, perché i CD comunque sono in vendita, le date, c'è un biglietto d'ingresso. Ho voluto fare un omaggio, insomma, penso sia giusto ogni tanto. Ma io penso di essermi sempre distinto appunto per questo mood, diciamo, no? Uno perché non mi, il rap in sé non mi appartiene, no? Cioè, sai anche tu meglio di me, comunque il rap viene dalla strada e io fortunatamente ho passato una brutta infanzia, però non parlando di strada, parlando della famiglia. E poi se vogliamo, sinceramente, perché comunque se vuoi arrivare a un certo pubblico e non restare nella nicchia del rap, devi comunque anche adeguarti tu a quelli che sono i canoni del mercato musicale italiano. Quindi se rimani sul rap proprio al 100%, è chiaro che comunque non arrivi a tutti. Facendo un genere più predisposto verso il pop, allarghi sicuramente il pubblico, no? Quindi ho sempre fatto così e vedendo il riscontro, insomma, penso sia giusto continuare così, in questo verso. Paolo, vabbè, premessa, io sono un suo grande fan tuttora e lo sono sempre stato. È nato per caso perché io ho conosciuto Luigi, che in questo momento è il collaboratore del mio manager, e non per Paolo, per un'altra cosa. E io non sapevo chi fosse lui. Eravamo lì e lui se ne è stato fuori dicendo che lui era il manager di Paolo Meneguzzi, no? A che io ho detto come? Cioè, figata. Ma sì, guarda, se vuoi te lo presento domani stesso. E lui tra l'altro è tuo fan. E io dico, no, vabbè, cioè immagino, no? Ho detto che figata, e niente, il giorno dopo è stato veramente così, siamo andati da lui in Svizzera a trovarlo, ci siamo fatti i complimenti reciprocamente, e poi Luigi mi ha fatto sentire un suo pezzo, che io non l'avevo mai sentito, Fragile non l'avevo mai sentita, perché Fragile sa che è un suo pezzo, no? Mi è piaciuto talmente tanto che l'ho chiamato, perché ci ha scambiato il numero, l'ho chiamato dopo 10 minuti proponendogli questo featuring nel mio mixtape, no? Perché io stavo per chiudere tutti i featuring, ho detto cazzo, a questo punto perché no? A lui gli è piaciuta l'idea, mi ha mandato il pezzo con il ritornello e basta, io ho scritto le strofe e è molto figo. Faccio io una domanda sui testi a questo punto, perché lo stile tuo, come diciamo, a livello proprio di suoni è abbastanza inconfondibile, cioè ti si riconosce. Nei testi vari, da testi molto più dolci, diciamo così, a testi molto duri. Sì. Quindi volevo sapere da dove ti nasce poi l'ispirazione per scrivere i testi e come fai a gestire uno spettro tanto ampio di linguaggi con cui esprimerti. Ma allora, per quanto riguarda i pezzi proprio in generale, quindi sia quelli duri sia quelli un po' più dolci, io cerco di prendere spunto il più possibile da quello che mi succede ogni giorno. Quindi non mi metto lì a tavolino a creare un pezzo a parte radicali. Il fatto che io faccia dei pezzi così e dei pezzi cosà è semplicemente per il fatto di prima, cioè devi accontentare un po' tutti, no? Quindi se nel disco metti 12 pezzi tutti uguali, chiaro che qualcuno, poi si lamentano comunque, quello è chiaro, però comunque per cercare di alleviare cerchi di accontentare un po' tutti, fai il pezzo d'amore, fai il pezzo personale, fai il pezzo che rispecchia quello cattivo, che rispecchia insomma vari generi di, no? E tutto, quando ci siamo messi a tavolino a decidere come dovrebbe essere stato lo show, ho voluto creare una roba più carina, no? Cioè evitare la solita cosa rapper o artista che sia, palco e niente, ho proposto di fare questo casting dove appunto sceglievamo due ballerine, due ragazze e
ecco, per creare appunto una roba più carina, no? Graficamente, insomma, scenograficamente. E niente, abbiamo fatto il casting, abbiamo preso queste due ragazze, abbiamo chiamato loro il suo coreografo. E niente, insomma, è molto figo. Abbiamo fatto le prove, è molto più figo, perché comunque fanno da cornice a tutto lo show, no? E anche quindi. Anche tu balli o no? No, io no, però mi piacerebbe, sarebbe figo. Sì, sì, mi piacerebbe fare tipo Justin Bieber, sì. No? Che ah, ok. Un po' di passetti. Però il ballo. Zero proprio. Mamma mia. No, io una domanda te la volevo fare a questo proposito sull'esperienza di Amici, perché i tuoi fan in realtà hanno protestato molto su questa cosa. Io lo so perché mia sorella ti segue, tra l'altro, e quindi sì, volevo. Tu un po' l'hai spiegato come mai ci hai provato, era un discorso che filava perfettamente. Alla luce di quello che è successo dopo, ti riproporresti o eventualmente proveresti a entrare a un altro talent? Allora, se devo dire tutta la verità, non sono stato io a propormi agli Amici, okay, loro che hanno chiamato me, ma lo dico proprio tanto la verità. No, ma anzi, loro mi avevano chiamato l'anno di Moreno, io rifiutai. Mi avevano chiamato l'anno di Briga, io rifiutai. Vedendo come sono andati loro due, io ho scritto sui social, non ne avevo bisogno, non per menarmela, ma perché è vero, cioè nel senso, non è che avevo bisogno per forza, cioè nel senso, no? Era semplicemente. Dico la verità, perché mi piace essere trasparente, era solo una vetrina in più, tutto qua. Essendo che me l'hanno proposto loro e non mi sono proposto io, era a maggior ragione un motivo più per accettare, no? E, adesso non so se posso dire proprio tutta la verità, però non doveva andare così, ecco. Non doveva andare così, perché non avrei accettato altrimenti, perché comunque ci rimetti la faccia. Che poi non è stato così perché fortunatamente il riscontro del pubblico è stato tutto a favore mio, e quando dico tutto è veramente tutto, perché non ho visto, a parte vabbè, i fan dei Metro che erano dentro lì. Quindi niente, ho accettato, e sapendo che appunto non doveva andare così, e non è andata così. Non è dipeso da me, non è dipeso dalla redazione, è dipeso da una persona, e va bene così. Si è visto tutto in puntata, quindi no problem. Ma in cerca della svolta ci sei sempre, è chiaro. Diciamo che con Amici probabilmente sarebbe stato più breve il percorso. Non c'è solo Amici e soprattutto, ripeto, se non ci fosse stato Amici non sarei qua a disperarmi. Cioè, ho 4 dischi all'attivo e sto lavorando a un quinto, e quindi nel senso, Amici era semplicemente, ripeto, una vetrina in più, cioè prendere una scorciatoia per il grande pubblico, no? La televisione in generale fa questo. Ho dalla mia parte i social, che sono la seconda vetrina più grossa, se non la prima, perché secondo me in questo momento le ragazzine e i ragazzini in generale, la gente, quindi ho dalla mia parte i social, e la televisione arriverà se dovrà arrivare, mi auguro di sì.